siamo belli fiduciosi, pronti, tante persone ci stanno chiedendo con telefonate, con richieste di messaggi, quando è possibile entrare e andare in struttura, perché vogliono godersi il mare, perché hanno bisogno naturalmente di tranquillità e serenità. Dopo l'esperienza dell'anno scorso sicuramente siamo più preparati, speriamo bene che vada a scemare un po' tutto e che l'estate, il caldo e le temperature ci aiutano a combattere questo Covid e tutti i vaccini che stanno iniziando a farsi. C'è ottimismo, fiducia e speranza tra gli operatori catanesi del turismo balneare che si preparano alla bella stagione dopo l'annuncio delle graduali riaperture previste dalle nuove disposizioni governative. Non manca tuttavia qualche delusione da parte di alcune categorie di imprenditori, come quelli che lavorano nella ristorazione. È impensabile che si possa ancora mantenere il coprifuoco sino alle 22 in una regione dove le persone escono alle 20:30 semplicemente per andare a mangiare qualcosa. E a questo aggiungiamo anche la situazione di assoluto disagio in cui si trovano i nostri dipendenti, i quali ad oggi ancora non hanno percepito parte della cassa integrazione. Per tutte le categorie che non stanno lavorando è una cosa veramente sofferente, anch'io la prima. E quindi con le giuste precauzioni si deve aprire, secondo me. Stato d'animo è molto giù, perché il 26 aprile si riapre, ma quello che si è perso.